Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne. Olga, quando cominciamo? Steht sie noch davor. Olga. Da sollen wir uns wieder sehen vor der Laterne. Olga, quando cominciamo? Ma che stai suonando? Olga! Buongiorno, Brigida. Ce l'hai con me? Sì, ce l'ho con te. Levati quelle calze. Sono mie le calze. Non ho intenzione di rimetterci un altro pranzo per dovermene comprare di nuove. Tu me ne devi un paio. Bugiarda! Fate a metà, una calza per una. Tu dai! No, 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 no! No, no. No, 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 no. Le attrici mi assillano per lavorare, ma io non le prenderò. Ma lui non le prenderà. Ma può essere che io ti abbia visto a teatro di recente? Sì, sì, sì. Io sono stata a ballo 2 settimane il mese scorso con i 6 personaggi. C'era Cio. Sì, era in vacanza con mio padre. Ma credere veramente in qualcosa significa non scendere a compromessi, per nessuna ragione. Io lo so. Ma la tua è un'arte diversa. Scrivere lo si può fare per se stessi. Ma io ho bisogno degli altri per recitare. E guardare in uno specchio e ripetere le battute a memoria non fa di me un'attrice. Ma non è meno difficile per uno scrittore. Pensa che io arrivi ad essere completamente soddisfatto della mia commedia. Poi arriva un regista che decide di tagliare qualche scena. Poi un attore che comincia a dire che le battute non gli suonano in bocca. E potrebbe anche andare bene. Ma il mio testo? Il mio testo servirà solo da canovaccio. E il mio messaggio alla fine va a farsi benedire. Non so come dirglielo, ho un favore da chiederti. No, non cominciamo già solo con i favori, anche lei. Ma si sente, si sente. No, stia lì. Ma non è per me, è per la commedia. Pensavo che per il ruolo di Luisa l'idea migliore sia fare interpretare la signorina Eleonora Sgrembo. Lei era perfetta. È perfetta, anche secondo me, ma è impossibile. Avete trovato un'attrice più brava? Diciamo, più ricca. Mariella se ne torna al paese. Che cosa terribile! Scusate se me ne vado in modo così impulsivo, ma altrimenti non me ne andavo più. Ce la farai. Fa che io possa essere fiera di te. Mi prometti che farai di tutto per essere felice? Pensi che avrai dei bambini? Certo che ne avrò. Sì, ma non iscriverli a recitazione. Perché no? È tutta colpa tua. Nora ha tentato il suicidio. Oh, povera piccola. Le hai rubato la parte. Per cosa credi andaste da Goffredi? La scorsa stagione la parte di Luisa era sua. Ma perché non me l'ha detto? Perché da grande attrice com'è, è riuscita a mettersi nei tuoi panni e non t'ha voluto far rinunciare. Ma questo è il teatro. Eleonora stessa aveva preso il posto di un'altra. No. Questo è quello che succede quando si pensa solo a se stessi. Voglio restare qua. Nella mia stanza dalle pareti di vento. E i soffitti di speranza. Perché c'è sempre una speranza. Deve esserci una speranza.